via, via! Ci stanno ancora inseguendo, gente! Certo che ci stanno inseguendo, spiaggio! Maledetti super mutanti! Noi vivi! No, forse per il momento abbiamo seminati, correte! Dobbiamo trovare un modo per nasconderci, ma dove? Dobbiamo farci un rifugio! Espi, guarda, sta cadendo un meteorite gigante! Ma che dici, Luca? Quello lì è fermo da 5 minuti! Ah, allora, vabbè, aspetta! Comunque dovete... tutto distrutto! Ah, dobbiamo fare qualcosa, lo facciamo qui! Un bel rifugio anti-supermutante! Mamma mia, questa apocalisse è stata peggio del previsto! Dai, ragazzi, iniziamo! Datemi una mano, ci serve del... Ma carta! Sicuramente, iniziamo, un po' di obsidian, un bel bunker resistente, noob, con un po' di cose tecnologiche, magari anche uno scudo. Tecnologia, ma perché tecnologia? Non vale niente la tecnologia, dobbiamo sbrigarci. Beh, in effetti c'è l'apocalisse, Luca, non è nemmeno detto che la tua tecnologia funzioni. Vabbè, vuole fare la solita campana di terra, Espi, lascialo stare, si prenderà non le vuole fare una campana di terra, niente, dai, niente campana. Espi, lascialo stare, lasciagli realizzare gli errori che sta commettendo. Dammi una mano piuttosto qua a fare il pavimento del bunker, che facciamo una zona esterna. Un bel pavimentino qui sotto. D'accordo, lo vuoi far super resistente? Sì. Perfetto. Ma scusa, ma alla fine non verrà una capannetta anche la tua? Sono dato che tu hai la tua di acciaio e la sua di terra. Qual è la vera differenza? No, vedrai. Che cosa hai in mente? Mi puoi dare qualche anticipazione? A parte mettere le porte un po' strane. Qualche anticipazione? Beh, ti posso dire che si scenderà giù e ci saranno molte zone anche segrete, Espi, con un sacco di cose zone segrete all'interno del bunker. Qua fuori, a proposito, ok, dammi un po' di ossidiana che ti do una mano e poi vado a fare un saltino da noob, che no, non voglio lasciarlo solo, magari viene divorato dai super mutanti senza che lo sappiamo. Cosa c'è, Luca? Hai avuto un attacco cardiaco? No, ho visto una libellula gigante, Espi, che andava da un palazzo all'altro. Non ti preoccupare, ho quasi finito la costa. Beh, oddio, non lo so, è bello, ti piace? A me non dispiace alla fine, tutto sommato. Noob, dove sei? Ma qui! Ma cosa stai facendo? Qui sotto! Hai fatto una caverna! Ma scusami, sì, noob, ma Luca sta già facendo i rinforzi di ossidiana e tu stai facendo una caverna! Ma rinforzi di ossidiana? Allora, c'è il cataclisma, ok? È certo che c'è il cataclisma lì fuori! Sto seguendo un esempio, un consiglio che mi ha dato un amico, diciamo. Che cosa ti ha detto questo amico? Lui vive sotto la filosofia del una vita migliore nel sottosuolo. Cos'è, uno struzzo che ficca la testa sotto la sabbia? Va bene, ok, io mi fido di te, noob, però ti posso dare una mano? Non mi dai qualche strumento? Allora, ok, vuoi fare qualcosa? Tieni, inizia a piazzare. Oh, che cos'è questa cosa? È terra rinforzata. Mamma mia, è tantissima. Perfetto, ti faccio il pavimento, d'accordo. E poi faccio anche qualche muro. Ho quasi finito comunque. Dai, però, sempre a cantare. Lo so che è bello, però... Almeno cambia canzone, noob. Perfetto. Facciamo anche le mura? Dobbiamo foderare. Ok, foderiamolo come se fosse un cuscino. Oh, ho spento la luce. Scusami. Aspetta, la ripiazzo. Scusa, noob, ma scusa, mi passi la terra di due tipi diversi? Guarda che roba! Mi sono sbagliato. Vabbè, vabbè, dai, io nel frattempo, mentre tu sistemi un po' di queste cose e magari... aspetta, devi fare anche una costruzione fuori per difendere i supermutanti, comunque, sappilo. Luca sta facendo un piccolo igloo di ossidiana. Sì. Quindi preparati. Cos'è questo nuovo di drago, Luca? È un nuovo di Ender Dragon? Guarda che roba! In effetti, ti piace? Mi piace! Guarda che... aspetta, è pericoloso, vero? A terra, Espi, con questo particolare gel super innovativo e resistente. È fatto con tipo l'uranio e il plutonio impoverito. Ah, che bello, è super salutare, allora. Così ci fai pure colazione la mattina. Sì, però dovrebbe tenere lontano tipo le persone indesiderate. Guarda che bello qua dentro. Che spettacolo, questo è super resistente. Sai cosa volevo fare? Ci saranno un sacco di radiazioni da quegli schifi che si aggirano qua intorno. Quindi se facciamo una bella zona dove tipo, non lo so, ci si deve... purificazione, esatto, bravissimo, esatto, Luca. Decontaminazione, anzi. Se mi dai qualche materiale ti aiuto pure a farla. Stavo pensando di farla con questi. Fammi due pareti così. Mi sono piace. Vetri speciali. Perfetto, quindi devo circondare questo posto di vetri speciali, così tipo? Sì, ma solo le porte. Come solo le porte? Così? Mi piace, allora anche qui in alto. Track. Che roba! E così puoi anche controllare chi entra attraverso queste finestrelle, diciamo, esatto, prima di farlo entrare. Come non far entrare noob? Dai, Luca, lo sai che forse se il suo bunker di terra fallisce dobbiamo ospitarlo qui. Non vuoi lasciarlo mica in balia dei supermutanti lì fuori? Quasi. Come quasi qua? Dai, su, occupa di fare qualche finestrella, magari in vetro rinforzato, secondo me almeno. Ah, oddio, cos'è questa cosa? Noob, c'è qualcosa fuori dal tuo... Cosa? Che è successo? C'è qualcosa fuori dal tuo bunker? C'è qualcosa di stranissimo. Come sta andando? Ok, stai facendo un po' di progressi. C'è qualcosa qui fuori, guarda. Mi ha attaccato. Non lo so. Mi è stato andato addosso all'improvviso. Oh mio Dio, cos'è quella cosa? Oh, non lo so. Forse, dietro, torna dietro.
Ma come possiamo rimanere nel tuo bunker per sempre? Aspetta un'idea, Newb, vieni qua, vieni qua. Dai, su, fatti coraggio. Dobbiamo andare un attimo da Luca. Dobbiamo chiedere qualche arma per combatterlo. Guarda che schifo è, penso sia un mutante. Via, via. Ah, corri, corri, corri. Porca miseria, Luca, ci sei? Oh, speriamo che non si abbia già iniziato a scavare, Luca. Porca miseria. Vattacci una cosa calmata. Prendilo, prendi quel coso. Ok. Ok, schiattato. Oh, un po' di risorse, non male. Stavo andando da Newb e all'improvviso mi ha attaccato quel polpo gigante mutato. Dai, Luca, qualche armetta. Da me. Potreste essere contaminati. Ma no, che non siamo contaminati. Dacci qualche arma e ce l'andiamo. Oh, perfetto. A Newb non dai niente, Luca? No. Ma come no? Vabbè, dai. Vabbè, mi sa che c'è ancora un po' di competizione fra di voi. Vabbè, ti aiuto io, Newb, non ti preoccupare. Dai, andiamo a vedere cosa hai fatto nel tuo bunker. E l'avevo intuito io che c'era qualcosa di particolare in questo bunker. Stai facendo un sacco di progressi, Newb. Dovremmo anche pensare al sostentamento. Quindi abbiamo bisogno di fare un orticello. A un orticello? Veramente? Va bene, dai. Non è una cosa molto avventurosa, ma capisco, insomma. Bisogna riempire la pancia prima di tutto. Allora, facciamo così. Ti do questi blocchi di terra, visto che l'hai finita. Bene. Perfetto. Li rivoglio. Come li rivuoi? Della terra? Va bene, ti restituisco pure la terra, non ti preoccupare. Newb, però io posso zappare quanto vuoi. Ma senza acqua, questa cosa non è che... Il terreno non è abbastanza fertile. No, ma stai tranquillo, ho trovato delle tubature d'acqua. Tubature d'acqua? Sì, eccole qua. Ma cos'è sto schifo? Ma è acqua contaminata. Dai, che ti aspetti, siamo in un'apocalisse radioattiva, no? Vabbè, ma quella che c'è fuori è sicuramente meglio. Questa mi sa che arriva dalle fogne. Che schifo. Dai, tappiamo e vai a cercare qualcosa di meglio, Newb, per favore. Sennò ti muoiono tutte le piante. Mentre a te, Luca, come sta andando? Ti può? Permesso? Salve. Salve. Posso passare? Sì, sono... Dove siete? Siete sopra. Aspetta, vengo a prendervi. Ah, sei sotto? Ma ci può sentire da qui? Mi sa che ha riempito tutto di microspie e tutto quanto. Possiamo scendere? No, aspetta, vengo a prenderti, sì, ma me ne che c'è l'ascensore giù. Magari. Oh, eccoci. Buongiorno. Qua, Luca. Vieni, che ho da farti. Okay. Che cosa ci fa quello qui? No! Vabbè, senti, mi ha seguito. Mi dispiaceva lasciarlo fuori. Guarda cosa ho aggiunto. Ma cos'è sta roba? Ma è tutto... È una centrale di controllo. Lo sto vedendo. Ecco perché ci potevi vedere da sopra. Ma è spettacolare. Hai mai trovato... Cos'è questo? Il bagno! Che spettacolo. Sì, è utile. Serve per forza. È certo che serve il bagno. Anche tu hai bisogno di un bagno. Vabbè, fai un buco per terra e sei a posto. Devo dire, Luca, che stai facendo un sacco di miglioramenti. Ti serve una mano, per caso? No, ma tranquillo, sono cose sofisticate qua. Devo setupare i radar e quelle cose lì. Sofisticate. Cos'è questo? Il terreno sta tremando. Cosa stai facendo, Luca? Ho sentito una piccola vibrazione. Ma cosa ci fai lì, Newb? No, allontanati da quella, Newb. Cosa stai guardando? Mi ha rubato l'armatura, disgraziato. Come ti ha rubato l'armatura? Oh, dannazione, l'abbiamo perso di vista. Dobbiamo chiamare l'ascensore. Chiamalo. Posso rimanere aspettato? Sento. Ok, sono passato attraverso. Bene, lo stesso. Mi ha rubato l'armatura. La lascio fuori 5 minuti. Dov'è? Oh, dannazione, è vero, l'ha rubata. Vabbè, dai, Luca. Era così importante. No, non iniziate a fare la guerra. Non iniziate a farvi la guerra, per cortesia. Dammi uno di questi. No. Ecco che esageri. Dai, Luca. Esci subito fuori. Newb, forse non ti conviene ascoltarlo. Luca, però, dai, tutta questa violenza. Te la puoi comprare nuova quell'armatura. No, è molto speciale quella lì. È un'armatura potenziata. Ok, dai, però non puoi dare fuoco. Tanto è di terra, non si brucia la sua casa, Luca. Cosa sta facendo? Espi, fallo uscire. Dai, Newb, per cortesia. Che tu esci, fate pace, tiro per favore. Lanciarazzi, No, niente lanciarazzi. Newb, ti conviene uscire. Oh, eccolo finalmente. Cos'è questa cosa? L'ha messa in vetrina, Espi. Cosa fa? Il prossimo va sulla casa. Vabbè, dai, tutto sommato. Facciamo una bella cosa. Facciamo che adesso Newb dà qualcosa a Luca, così lo scambio è pari. Disgraziato, esatto. Dammi qualcosa. E il vetrino. Va bene. Ho capito che non ho niente a prendere da te, ma un giorno me la pagherai, te lo assicuro. Oh mio Dio, va bene, calmatevi un po'. Non sono fuochi artificio, Newb. Va bene, andiamo, voglio vedere cosa hai fatto. Però hai migliorato comunque il tuo bunker dopo tutto. Hai una porta automatica qui? Come si apre? No, in realtà dovrei mettere una leva qui, perché Luca l'ha distrutta prima. E non si apre lo stesso. Ok. Va bene, mi sa che conviene spaccare a mano. Ecco, meglio così, mostrami cosa c'è dentro. Ha iniziato a crescere un bel po' di roba. Però Newb, io ti consiglio di sbrigarti a completare questo rifugio, perché Luca, hai visto che progressi ha fatto. Potrebbe esserci un piccolo problema. Cosa che trema tutto. Oh no.
Luca, dammi una mano, per favore. Cosa? Sai, ci sono dei piccoli ospiti qui fuori. Guarda che roba, sono dei troll giganti. Aspetta, prendi questa. Come prendo questa? Una motosega, ma stai scherzando? Aspetta, ce l'ho. Vado. Ah, mamma mia. Vai. Prendili. Guarda come sono schiattati. Beh, siamo ben armati comunque. Oh, ce n'è un altro anche qua. Se arrivano in massa, Espi. Certo che siamo ben armati. Ok, adesso con calma finisci il tuo bunker, che almeno dopo decidiamo dove stare una volta per tutte. Direi che così può bastare. Mi piace, ho un bel po' di sistemi, nuova televisione, le nuove batterie nel caso salta la corrente. Queste ci girano su. Mi piace. Sono abbastanza soddisfatto, ma voglio vedere cosa ha fatto Noob. Oh, anch'io sono curioso. Beh, in realtà io l'ho già visto un po'. Non so, Luca, se ti piacerà il bunker di Noob. È un buco sottoterra. Ma come un buco sottoterra? Non è male. Ha pure le trappole, guarda. Gliel'hai date te, è vero, queste? No, gliel'ho, beh, forse gliel'ho passate io. Ma non è un'altra storia, non importa. Guardalo, mi sa che ci sta spiando dall'altra parte della porta. Ciao, ragazzi. Ciao, Noob. Noob, apri. Indovinate dove è l'entrata? Qua. Ma no, ma non fare così, ma non puoi spaccare la mano, Luca. Era qui dietro. Ma porca miseria. Ma sei veramente un guastafeste. Ma che postaccio, ma come fai a sopravvivere 5 minuti qua? Andrai fuori di testa, è tutto pietra. Ma sì, vabbè. Cosa vuol dire? Siamo in contatto con la natura, Luca, non apprezzi? Guarda, questi sono i dormitori. Ma se cadi qui giù non esci più. Questo è l'orto botanico, qui coltiva tutto quanto. Cosa stai facendo, Luca? Oh, porca... Dai, però! Luca! Tappo io, non ti preoccupare, Noob! Io me ne vado di qua, grazie, arrivederci, fa davvero schifo. Senza offesa, Noob, anzi... Senza offesa? Sinceramente, fa davvero schifo. Ma dai, ma non fate così, ma possiamo stare tutti allo stesso bunker. Dai, Luca, non devi andare! Ma cosa sono sti cosi? Come sti cosi? Oh, porca miseria! Mi sa che abbiamo una piccola invasione qui! Ho insediato il bunker di Noob! Ci penso io! Mi stanno attirando! Non sto facendo nulla io! Corri dentro! Arrivo! Corri dentro, via! Porca miseria, Noob, lì fuori c'è l'apocalisse! Sono troppo forti! Via! Chiudi la porta! Luca, torna dentro! Madonna, che casino che è lì fuori! Mangia! Entra prima che sfondino questo il bunker qua! Spino, stare lì! Vieni qui! D'accordo! Ma Luca, a te non faceva schifo il bunker di Noob, scusami! Sì, vabbè, non è il massimo, vorrei tanto tornare nel mio, ma con quei cosi non voglio proprio uscire! Certo! Ora è sempre così. Va bene, dai. Ma schifo, oggettivamente. In questo caso, il bunker di Noob. Puoi anche uscire. Ah, bellissimo. Intanto noi tutti quanti siamo nel bunker di Noob. Ah, coincidenza. Sì, chissà come mai, perché mi hai chiamato qui questo postaccio. Io me ne vado nei bagni. Postaccio. Vai, rimani chiuso in bagno. Chiedete di non avvicinarvi. Quindi, gente, questa era la sfida fra Bunker Noob e Bunker Pro. Non dimenticate di dirci con un commento quale avete preferito. E lasciate tantissimi mi piace se volete un'altra sfida fra Noob e Pro le prossime volte. Ciao!